Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale e una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche. In questo video ti parlerò del riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e dell'importanza di diventare un canale pulito, mentre appunto si, svolge questo lavoro. Ok, quindi l'importanza di essere esempio, come dice l'Arcangelo Michele, esempio di amore in terra. Inizio col presentarmi. Io ho iniziato questo percorso spirituale di crescita personale già dal 2003, ma nel 2009 ho avuto un vero e proprio risveglio dell'anima. Quindi ho iniziato, diciamo, a diventare sempre più sensibile alle energie intorno a me dopo un esperienza molto particolare che è stata quella di fare una gita alle tombe dei giganti. Le tombe dei giganti sono un luogo energetico molto potente in Sardegna, dove i meridiani della terra e diciamo i punti nel cielo sono molto connessi, quindi vi è una stretta connessione tra il cielo e la terra, e quindi le energie sono più potenti e portano equilibrio in tantissimi livelli fisico, mentale, emozionale, spirituale. Ebbene, questi luoghi sacri, ossia le tombe dei giganti, sono proprio stati costruiti, o meglio, sono stati realizzati in questi punti specifici. E quindi le persone arrivano da tutto il mondo per equilibrarsi. Io questo non lo sapevo. Per me è stata un'esperienza, è stata una gita come un'altra, anche se sono rimasta molto affascinata da quello che veniva detto dalla nostra guida, che ci parlava di questi luoghi sacri di guarigione, ok? Personalmente, quando sono rientrata poi a casa, ho dormito per 3 giorni e questa esperienza ha portato nella mia vita dei cambiamenti molto importanti, in quanto la mia empatia, sono sempre stata una ragazza molto empatica, ha iniziato a diventare sempre più forte, fino ad aprirsi in me un dono che viene chiamato il dono della chiarosenzienza, ossia il dono di sentire le altre persone, di capire l'altra persona senza neanche conoscerla, di entrare quasi nelle altre persone. Diciamo che questo è un dono molto utile quando si vuole, vogliono aiutare gli altri, però allo stesso tempo a me portava disagio perché non, cioè non volevo sentire il dolore degli altri, le emozioni degli altri, i pensieri degli altri, cioè non è una cosa che io ho chiesto, e quindi a qualche livello avevo bisogno di proteggermi, cioè di poter aiutare gli altri quando era il momento, però di chiudere questo canale quando non volevo sentire energeticamente gli ambienti o le altre persone. Da qui nasce un percorso spirituale molto molto intenso. Tanto è vero che ho studiato con i più grandi maestri del settore, a partire da Eric Pearl nella guarigione con le nuove frequenze, e poi anche Doreen Virtue, che mi ha aiutato a conoscere meglio, a entrare in maggiore connessione con l'Arcangelo Michele. In realtà l'Arcangelo Michele è sempre arrivato a me in maniera molto gentile, invitandomi a proteggermi e a liberarmi. A radicarmi, a distinguere chiaramente la sua voce fino a quando appunto ho studiato, ho meditato, ho pregato, ho scritto poi delle preghiere, ho scritto una preghiera molto potente che era il processo di liberazione, ma ho scritto anche la preghiera di protezione della casa e degli ambienti e la protezione psichica giornaliera, che voi potete trovare gratuitamente su YouTube o sul mio sito connessioneangeliche.com. Sono delle preghiere veramente potenti. E se voi avete queste abilità psichiche di connettervi con gli angeli o di diciamo sentire energeticamente gli ambienti o le altre persone, queste preghiere sono molto utili perché vi aiutano a schermarvi, a radicarvi, a purificarvi e quindi a poter utilizzare al meglio questi doni senza dover soffrire, senza dover prendere i pesi energetici delle altre persone. Quindi è stato un lungo viaggio.
quindi ho imparato il meglio dai miei maestri terreni, però poi mi sono affidata all'Arcangelo Michele che mi invitava a portare questi lavori, quindi sia quello di connessioni angeliche, ma anche quello di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, con la protezione. Quindi lui mi ha aiutato a creare un lavoro tutto mio che fosse in grado di aiutare le persone come me, le persone sensibili come me, ma anche le persone che comunque sentono la chiamata e si sentono appunto spinti nella direzione di imparare questo lavoro con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Quindi cos'è il riequilibrio energetico? Il riequilibrio energetico è portare equilibrio in tantissimi livelli, che possono essere a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove tu hai bisogno. Queste nuove frequenze di luce sono delle nuove energie benefiche che comprendono tutte le energie fino ad oggi conosciute, quindi compreso il prana, compreso lo spettro del reiki, compreso insomma tutti gli spettri di energia fino ad oggi conosciute, ma si espandono in un livello molto più comprensivo, molto più espanso, che viene chiamato luce ed informazione. Ok, quindi sono delle frequenze molto molto potenti, e a differenza delle energie benefiche fino ad oggi conosciute, che sono più potenti con la vicinanza nel corpo, cosa voglio dire? Che l'operatore o il facilitatore del riequilibrio energetico che opera nei metodi tradizionali canalizza l'energia e la trasmette avvicinando le mani al corpo. Ecco, l'energia è molto più intensa ponendo le mani vicino al corpo, mentre queste nuove frequenze si può lavorare con queste nuove frequenze in una maniera libera, muovendo le mani intorno al campo energetico delle persone, ma sono più potenti con la distanza. Cioè, mentre io espando le frequenze e mi allontano dal corpo della persona, del cliente, del ricevente, queste frequenze si espandono, diventano più complete, e quindi il cliente stesso, nel lettino o se seduto in una sedia o comunque mentre sta ricevendo le energie, sente proprio il potenziamento energetico. Ok, ripeto, non si seguono regole o posizioni specifiche come ad esempio nel Reiki, ma si lavora intorno al campo energetico. Quindi è un lavoro molto affascinante che porta beneficio, come ho detto prima, in tantissimi livelli. Naturalmente, come operatrice, come facilitatrice, io non posso garantire un risultato specifico, ma la persona comunque ha beneficio laddove ha bisogno in quel momento, laddove la sua anima è pronta a ricevere il beneficio stesso. Quindi è il ricevente che si apre a ricevere il potenziale di cui è, diciamo, quello che è pronto per ricevere. Ok, quindi si riceve il meglio, in quanto questa è una forza intelligente che sa esattamente dove deve andare e cosa deve fare. Vi faccio un esempio: se io lavoro sulla testa della persona, no? Magari hai il mal di testa, una persona, io lavoro sul campo energetico intorno alla testa, magari poi quella persona ha beneficio in altri posti, in altre zone, in altri aspetti, in altri livelli. Io non so mai cosa accade. È molto importante, infatti, per essere canali puliti, per essere operatori del riequilibrio energetico, per essere facilitatori, essere completamente fuori dal giudizio, fuori dall'ego, senza aspettative, senza aspettarsi un particolare risultato, rimanendo aperti al massimo potenziale di queste meravigliose frequenze. Arriva ciò che è giusto per la persona. Ecco perché non si promette niente, ci mancherebbe altro. Ok, però è un lavoro che risuona per frequenza. Cosa intendo? Intendo che quando una persona sente nel cuore che questo lavoro è per lei o è per lui, dovrebbe far bene ad ascoltare il proprio sentire, in quanto il sentire rappresenta
rappresenta la spinta della nostra anima in una determinata direzione, ed è proprio la spinta che ho ricevuto io quando ho sentito la chiamata da parte dell'Arcangelo Michele per imparare questo lavoro. Pensate che dopo che ho seguito il seminario col mio maestro, io ho studiato con Eric Perle nel 2010, nel marzo del 2010, ho poi seguito tanti dei suoi corsi e dei suoi seminari, ho deciso di lavorare con loro nel team, però poi ho dovuto abbandonare questo sogno proprio per la mia sensibilità. Però la mia anima mi ha spinto a seguire questo percorso perché era determinante per quello che poi sarebbe accaduto dopo, ok? Ossia, ho ricevuto una trasformazione straordinaria, o meglio, mio padre ha ricevuto una trasformazione straordinaria appena dopo 3 mesi che avevo appena partecipato a questo seminario di riequilibrio energetico, ok? Quindi ho avuto un risultato veramente incredibile. E quindi ho deciso di dedicare la mia vita a questo lavoro, perché è stata proprio una chiamata della mia anima, ok? Quindi anche se tu senti questa spinta, ascolta la tua anima e cerca di capire cosa la tua anima ti sta dicendo. Quindi è importante, come ho detto, per un operatore facilitatore del riequilibrio energetico, per essere un canale pulito è fondamentale uscire dal giudizio, dall'ego, ok? L'ego potrebbe essere inferiore, ossia io non mi sento all'altezza per poter operare attraverso le frequenze di luce per aiutare gli altri. Ecco, questo sentirsi inferiori è sbagliato, perché noi siamo anime infinite, noi siamo mezzi, abbiamo per diritto di nascita il diritto di ricevere l'amore divino, di ricevere questo flusso di energie benefiche per poter aiutare noi stessi, per poter aiutare gli altri. L'ego potrebbe essere anche superior. Quando è che avviene che ci identifichiamo nell'ego superiore? Quando, ad esempio, abbiamo dei risultati pazzeschi sulle altre persone o su noi stessi, e poi magari ci sentiamo meglio di altri operatori che non hanno gli stessi risultati, ok? Quindi potrebbe nascere anche una sorta di competizione. Questo è sbagliato, perché comunque i risultati cambiano da persona a persona e non dipendono dal nostro ego e dalla nostra volontà, ma dipendono da una forza superiore, che, ripeto, è una forza intelligente che sa cosa deve fare, ok? Naturalmente in questo video non vi dirò tutti i punti per diventare un canale pulito, in quanto potrete seguire i miei corsi e i miei percorsi, dove io veramente sono porto degli insegnamenti completi, che sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Ma vorrei giusto accennare alcuni punti, no? Che questo può essere molto utile per chi già opera nel settore del riequilibrio energetico, magari anche con altre modalità energetiche. Un altro punto fondamentale è quello dell'allineamento spirituale, ossia essere esempio di amore in terra, ossia identificarsi nell'amore, quindi lasciare andare l'ego, il giudizio, anche la struttura dell'ego con la quale siamo cresciuti, perché sono tutti quei sistemi di credenze, tutto quello che noi crediamo di essere, che magari ci sminuisce o ci mette al di sopra degli altri. Quindi anche il non giudicare, quindi un certo risultato nelle sessioni di riequilibrio energetico, ma nemmeno non giudicare gli altri operatori, ad esempio, non giudicare in generale, dovrebbe essere una lezione che noi applichiamo in tutti gli aspetti della nostra vita, anche nella vita di tutti i giorni, ok? Poi i fattori determinanti per essere un canale pulito sono la purificazione energetica giornaliera, che è fondamentale. Bisogna fare una doccia spirituale tutti i giorni, perché per poter essere esempio di amore in terra, per poter essere un facilitatore del riequilibrio energetico che aiuta le altre persone, dobbiamo garantire all'altra persona che noi in primis siamo dei canali puliti, per evitare di trasmettere alle altre persone energie di bassa frequenza,
Quindi purificare la nostra energia ci consente, radicarla anche fino al centro della madre terra, ci consente di essere centrati, ci consente di essere in equilibrio. Come fare? Ci sono delle preghiere potentissime, ripeto, che ho scritto, delle meditazioni con l'Arcangelo Michele, che trovate sul mio canale YouTube, come ho detto prima, Connessioni Angeliche, o sul mio sito internet connessioniangeliche.com nelle risorse gratuite, ok? Poi un altro fattore determinante è anche quello della protezione psichica giornaliera. È importante proteggere noi energeticamente e fare anche un lavoro di protezione sul cliente, affinché vi possa essere un interscambio di sola luce e di solo amore, senza alcuna interferenza. Queste interferenze potrebbero arrivare o dall'esterno o dal cliente stesso, perché se io come facilitatore so di essere nell'integrità, di essere pulita energeticamente, radicata, centrata e protetta, potrebbe darsi che la persona che viene da me, che ha bisogno, potrebbe essere accompagnata energeticamente da delle forze di bassa frequenza, di qualsiasi tipo e di qualsiasi livello. Da parte nostra non ci deve essere alcun giudizio, mettiamola così: se io sono protetta energeticamente, ci può essere un interscambio di sola luce, di solo amore. Se io non sono protetta, posso energeticamente prendere il carico, con i pesi energetici dell'altro, l'altro si libera, il cliente si libera e io poi sto male. Quindi questo accadeva a me quando non mi proteggevo. Quindi con la protezione psichica queste cose non accadono, e quindi si accede alle frequenze di luce più potenti in assoluto, e c'è questo interscambio di luce, di amore, dove entrambi riceviamo il nostro massimo potenziale, quindi il meglio per noi attraverso le frequenze di luce, quindi un vero e proprio riequilibrio laddove noi abbiamo bisogno in quel dato momento. Un altro aspetto per essere canali puliti è quello della liberazione, ok? Ripeto, noi in primis dobbiamo essere esempio come facilitatori, quindi è importante liberarci da cosa? Dal karma, è importante liberarci dagli impianti, è importante liberarci da sistemi di credenze limitanti, è importante che la nostra, tutto il nostro campo energetico sia libero da tutti quei cristalli, da tutte quelle strutture che ci stanno impedendo di essere fluidi, di essere connessi, di essere radicati, di essere un tutt'uno con l'amore, che noi poi andremo anche a trasmettere attraverso le nuove frequenze di luce, ok? Quindi noi dobbiamo cercare energeticamente di assomigliare alle nuove frequenze di luce, perché più noi ci innalziamo, più le nostre frequenze si elevano, più noi vibriamo in un livello di alta frequenza e più riusciamo ad accedere al massimo potenziale di questa luce ed informazione. Questi sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, questi sono insegnamenti che voi trovate solo nei corsi con me, di Connessioni Angeliche, perché sono stati dei messaggi, diciamo, arrivano da messaggi che io stessa ho ricevuto in primis dagli angeli e dall'Arcangelo Michele per aiutarmi a prepararmi per questo grande lavoro, non solo per trasmettere le frequenze ai miei clienti, ma anche per insegnare questo lavoro ai miei studenti e alle mie studentesse. Ok, ancora un aspetto di cui vi voglio parlare, poi vi lascio, poi magari dopo che avete ascoltato questo video, magari se siete curiosi potete cliccare nel link qui sotto, lasciare i vostri dati e potrete vedere il video training che vi dà ancora altre informazioni su quelli che sono i 5 errori dei facilitatori del riequilibrio energetico e quelli che sono i 3 segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori. Quindi un altro video training formativo, e poi ci sarà anche la presentazione del corso, del percorso che io sto proponendo di 9 settimane, ok, dove praticamente voi imparerete a diventare voi stessi facilitatori, quindi potreste essere interessati in questo senso o a frequentare addirittura dei corsi dal vivo con me, dei corsi di formazione, dei seminari.
perché no? Quindi l'ultimo punto di cui vi vorrei parlare è il discorso dell'alimentazione. L'Arcangelo Michele mi suggeriva sempre di mangiare tanta verdura, tanta frutta, possibilmente cibo crudo, possibilmente biologico, possibilmente eliminare cibi con additivi, sostanze chimiche, possibilmente un'alimentazione di tipo vegetale. Ma ripeto, questo lo vedremo in maniera più approfondita nei miei percorsi, va bene? Io spero che questi suggerimenti possano esservi di aiuto nella vostra pratica di riequilibrio energetico o nella vostra vita di tutti i giorni. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Io vi saluto, tanta luce, tanta benedizione e a presto. Ciao!